Eccoci qua, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro secondo appuntamento live della settimana, ovvero il venerdì, quello a cui siamo sempre stati abituati tutti quanti. Adesso, dopo il passaggio a Twitch, ho raddoppiato il numero di appuntamenti in diretta, passando dal solo venerdì al martedì e venerdì, e mi piacerebbe appunto andare avanti in questo modo, con questa frequenza, sempre allo scopo di unire un po' di più la community, ritrovarci, fare questa sorta di ritrovo a distanza, cosa che ormai la quarantena ci ha abituato a fare anche tra amici, quindi insomma facciamolo anche tra noi con doppio appuntamento, in modo che voi possiate sottopormi le vostre domande e io possa rispondervi, e inoltre possiamo anche analizzare live Bitcoin tutti insieme e, perché no, beccarci un bel pump che ce lo spara sopra i 10.000. Ovviamente l'argomento principale, come sempre, sarà l'analisi dei grafici, quindi andremo ad analizzare il mercato di Bitcoin, come si sta muovendo, andiamo a vedere, a fare qualche ipotesi di scenari possibili futuri, andiamo a vedere i livelli di prezzo chiave, andiamo a vedere cos'è, insomma, che potrebbe determinare i prossimi movimenti e soprattutto come approcciarli. Inoltre vi condivido, come sempre, quello che ho intenzione di fare io, in modo da, come dire, come al solito, confrontarci. Ecco, alla fine lo scopo è quello, non è che voglio imporvi la mia visione, perché è giusto che ognuno abbia la propria, che ognuno segua la propria strategia e soprattutto che non si faccia influenzare, però imparare l'uno dall'altro è sempre una cosa utile se la si sa fare nel modo giusto. Mi immagino Luca che corre verso casa per iniziare la diretta, ovviamente con tanto di mascherina, con logo The Crypto Gateway. Potrei farla, in effetti, non ci ho mai pensato, però la scena che ti immagini è abbastanza realistica, perché io sono tornato in bicicletta dall'ufficio più o meno 20 minuti fa. Sono uscito dall'ufficio, contavo di uscire prima, ovviamente come al solito non ce l'ho fatta, guardo l'ora, dico no, adesso sono quasi le 6, poi arrivo in ritardo come al solito e mi insultano tutti, cosa che giustamente fate adesso, perché il mio ritardo ormai è quasi una firma, però ci ridiamo su, cerco di farne il meno possibile. La mascherina col logo è un'idea simpatica, potremmo brandizzarla e commercializzarla, perché no, la mascherina che ci protegge dai sellers, così, ecco. Bella camicia primaverile, grazie. Oggi ho deciso di fare, come dire, lo sbarazzino in ufficio. Immaginatevi, sempre in ospedale, che me ne andavo in giro così, quindi questo è tutto, ho detto tutto, ecco, sul mio stato d'animo attuale, stato d'animo che è guidato ovviamente dal buon vecchio Bitcoin, che nell'avvicinarsi all'halving è sempre più partecipato da FOMO, partecipato da come dire, acquisti, bias, al momento sembra che siano tutti soltanto interessati ad acquistare, e a me spaventano questi momenti, spaventano tantissimo. Perché? Perché i movimenti parabolici non mi sono mai piaciuti e non mi piaceranno mai, ma tra poco direi che ne parliamo, avremo occasione di parlarne. Vai che siamo carichi come il Bitcoin di ieri. Bene, questo è lo spirito giusto, assolutamente, se ne sta nascosto sotto la sabbia per poi azzannare la preda. No, sono qui. Dunque, ciao, è possibile vedere concretamente come si mette la strategia automatica su TradingView e si può mettere su piattaforme come Binance? Allora, guarda, vorrei dedicare in verità più video al trading automatico, perché ho visto che vi coinvolge tantissimo. Considerate che il backtest su TradingView è da rivedere poi in live, quindi prima di metterla in produzione occorre testarla sui dati reali, perché spesso e volentieri TradingView inserisce degli artefatti non trascurabili. Quindi quello ovviamente è una prima scrematura, poi c'è da testarla in live su piattaforme che lo permettono. Ad esempio, io conosco 3Commas, che penso conosciate anche voi, è uno, penso, dei bot, delle piattaforme di trading algoritmico automatizzato più conosciute in assoluto, e quindi quasi quasi vorrei orientarmi su quella, che permette di integrarsi un po' con tutti i principali exchange e automatizzare per l'appunto delle strategie. Se mi dite che siete interessati, direi che possiamo spingere in questa direzione. Attenzione, abbiamo appena rotto di nuovo i 10.000, però niente FOMO, state buoni, state fermi, tra poco parliamo bene del grafico, non esaltiamo
esaltiamoci troppo che fa male. E cosa vi stavo dicendo del trading automatico? Quindi vorrei dedicare appunto qualche episodio in più, qualche video in più, per andare a spulciarlo un po' di più nel dettaglio, perché io ho fatto un po' di tutorial brevi, semplici su Gecko, che è una piattaforma gratuita, però è abbastanza macchinosa, perché c'è da sapere un po' di JavaScript, da saper programmare, e quindi potrebbe non essere per tutti. La mia idea era di magari presentare qualche piattaforma più friendly, più un po' alla portata di tutti, e cercare di utilizzare quella magari per trasporre qualche strategia e vedere come applicarla poi nel concreto. Quindi tutti gli step che vanno anche oltre il mero backtest su TradingView, che appunto è un primo step, che poi c'è da fare tutta una cesellatura ulteriore. Bella camicia primaverile, ormai questa camicia è l'argomento del giorno, già belle che capito. È possibile, ok, questa l'ho appena letta, questa camicia ha un tocco di classe, l'unico sondaggio possibile questa sera è relativo alla tua camicia. Oppure ci protegge dai dump brutti, questa è la, credo, la mascherina brandizzata, anti-dump. Se ce l'hai su mentre Bitcoin dumpa, tu apri il tuo wallet e non sei stato minimamente toccato. La camicia da miliardario post-halving, in realtà credo che di averla pagata tipo 10 euro questa camicia. Parliamo di Bitcoin eccitato, ciao a tutti, bene, grandi, siete in tanti anche oggi, mi fa veramente veramente piacere. Ho iniziato la camicia da to the moon, ho iniziato oggi, to the beach più che to the moon, ho iniziato oggi la tua playlist sul trading consapevole, guarda, mi fa veramente piacere e vorrei consigliarla a tutti, ma non perché l'ho fatta io, tanto è gratuita, non ci guadagno niente se la guardate, a parte quell'euro al mese che mi dà YouTube per AdSense, ma al di là di quello credo che sia utile, perché sposto sul trading consapevole il focus dalla singola posizione, che è sì importante, però non è mai importante quanto l'impostazione generale, quindi il saper mettere insieme una strategia, il saper, come dire, mettere, guardare più da lontano, ok? Avere un framing più da lontano, più panoramico, rispetto che il guardare il singolo trade e focalizzarsi su quello. Il trader deve fare questa cosa, deve immaginarsi le sue strategie, la sua operatività su un tempo molto molto ampio e magari su più asset, con più strategie contemporaneamente, con un'allocazione particolare, e quindi il mio scopo è proprio quello, e Trading Consapevole ne vuole essere un po' l'espressione. Quindi se vi va di guardarla mi fa solo piacere, se avete dei feedback da darmi mi fa ancora più piacere, e se ovviamente avete anche critiche aggiunte, ma secondo me potresti anche parlare di questo, di quello, sono qua a disposizione e nel caso possiamo integrare. Comprare Bitcoin con intenzione a lungo termine, faccio bene, attenzione a non nasconderti dietro questa frase, perché che cosa vuol dire con intenzione a lungo termine? Cioè, l'importante è avere un piano molto chiaro, molto ben preciso, ovvero io ho questo scopo, ok? Lo scopo del mio acquisto di Bitcoin è gestire un trend di lungo periodo, è tenerlo lì per tot anni perché ne vedo il prezzo salire, ma perché devo aver fatto delle mie analisi, essere consapevole di quello che penso e non solo farmi prendere dalla FOMO adesso che c'è l'halving, immaginando che possa solo salire e non immaginandomi nessun altro scenario. Soprattutto se voglio davvero iniziare una gestione, un acquisto, un'accumulazione sul lungo termine, la cosa peggiore da fare è fare un mega acquisto in un singolo momento. Questa è la cosa che solitamente cerco di, come dire, portare all'evidenza, in particolare in una fase estesa come questa. Ecco, io sto già iniziando a spoilerare qualcosina, perché sinceramente questo è l'ultimo dei momenti in cui io acquisterei, aprirei posizioni long o entrerei a mercato, e tra poco vediamo perché. In ogni caso, quello che volevo dire è che se si è qui per il lungo periodo, come molti dicono di essere, allora la cosa più sensata da fare è usare un piano di accumulo. Accumulare con posizioni molto frazionate, con ingressi molto frazionati, molto cauti, con l'unica variabile il tempo. Quindi io acquisto ogni tot, ogni mese, ogni due mesi, ogni tre settimane. L'importante è fare piccoli acquisti frazionati nel tempo. Questo è l'acquisto a lungo termine.
Io perché ho detto la domanda, ho fatto la domanda provocatoria, ti ci stai nascondendo dietro, non perché penso che tu non sappia quello che dici, ma perché molti fanno un errore dettato dall'emotività. Grande, qua c'è qualcuno che ha stampato 2 euro, che in realtà è questa GIF, salta fuori, poi continuo quello che stavo dicendo, mi interrompo perché non posso non commentare questa fantastica GIF della Fed che stampa denaro, brrr, e ovviamente per darlo a me, così posso speculare alla grande, comprare azioni, no, in realtà me li metterò sicuramente in Bitcoin anche quelli. Grazie per la donazione, chiusa la parentesi, che quando mi viene fatta compare quella bellissima GIF. Se qualcun altro vuole stampare altra moneta, aumentare il quantitative easing e insomma andare a fare un po' di inflazione come Dio comanda, trovate qua sotto, se scorrete in basso, potete cliccare donazione e appunto farmi una piccola donazione. Chiusa parentesi, dicevo che molti si nascondono, peccando di emotività, dietro all'errore di pensare di fare un investimento sul lungo termine, poi tra una settimana magari il prezzo inizia a scendere e allora uno inizia a spaventarsi, perché la mente fa un brutto scherzo ogni tanto, ovvero quello che vede in questo momento lo tende a proiettare nel futuro, ok? E soprattutto tutto quello che vedi per te è tutto quello che c'è. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se vedo una candelona verde gigante, automaticamente, se non faccio intervenire la razionalità, sono portato a pensare che nei prossimi giorni si continuerà così, nei prossimi mesi si continuerà così, ok? Soprattutto se ci sono dei catalizzatori quali l'halving, notizie bullish e cose di questo tipo. È una cosa veramente grave, disastrosa. Perché? Perché se mi faccio guidare da quello e poi succede che magari il prezzo dumpa per 2 settimane, cosa che non dovrebbe stupirci visto che Bitcoin lo conosciamo bene, tendiamo a riapplicare lo stesso principio e quindi ci immaginiamo che quel dump possa continuare all'infinito. Quando Bitcoin fa i suoi crolli storici, no? Quelli che ci fanno un po' cagare addosso a tutti, diciamocelo, perché è così, e vediamo perdere delle decine di punti percentuale magari in un solo giorno, quante volte, dite la verità, non mentite, quante volte avete pensato stavolta va a zero, stavolta è finita per davvero? Ditelo, lo avete pensato? Perché l'ho pensato anch'io, ma in realtà quello è il primo pensiero che ci viene da fare. Poi interviene la razionalità, si spera, e cosa dice? Dice: aspetta un attimo, fermati, frena, non fare cagate. Perché? Perché altrimenti uno compra quando il prezzo sale ed è alto e vende quando il prezzo è basso, la peggior cosa che si possa fare. Quindi l'emotività va presa e accantonata. Per un newbie, quindi una persona che approccia per le prime volte questo mercato, il mercato in generale, la scelta migliore per avere una strategia razionale da seguire è fare acquisti periodici, ok? Dici: io voglio possedere questo asset perché credo in questo asset, ne vedo valore, me ne voglio fregare del prezzo, penso che tra 10 anni varrà molto di più, ogni mese faccio un piccolo acquisto, prendo un 50 euro, un 100 euro dal mio stipendio, anziché andare a buttarli in qualcosa che non mi serve, li metto in Bitcoin e sicuramente non me ne pentirò. E ovviamente assieme a questo ci vuole fondamentale, anche questo è un altro punto che non stresserò mai abbastanza, a costo di risultare ripetitivo, una strategia di uscita. Ovvero bisogna anche pensare a come uscire, non solo che lo compro, poi tanto varrà prima o poi 1 milione e quando varrà 1 milione allora vado, mi compro uno yacht in Bitcoin, no? Non funziona proprio così. Bisogna essere realisti, ok? Bisogna avere un entry strategy e un exit strategy. Di exit strategy ne ho parlato sempre nel video sul piano d'accumulo, proponendone una molto molto basilare, ok? Questo un po' per riportare alla luce i soliti temi, i soliti argomenti, ma che vale sempre la pena andare a osservare. Sapessi fare trading me li scriverei io i programmi in C o Python, e Python va per la maggiore. Tra l'altro c'è un amico della community con cui mi sento ogni tanto che utilizza Backtrader, che è un tool estremamente comodo, gratuito tra l'altro, però anche lì c'è da sapere un po' di Python, cosa che io purtroppo non so. Credo che prima o poi dovrò investire qualcosa sull'apprendimento di Python, direi che ci vuole. Te l'avevo detto che Ichimoku mi diceva che c'era un piccolo rialzo, è entrato in long in leva 5, al momento ok, ottimo.
ottima posizione, sono contento che ti abbia fruttato il tuo setup, perché comunque è importante anche seguire le proprie strategie, i propri setup. Se tu utilizzi Ichimoku, hai il tuo edge su Ichimoku, quindi lo utilizzi in maniera profittevole, hai costruito una strategia su di esso, continua a usarlo, mi raccomando. Io non lo uso, ma perché? Non lo so, non l'ho mai usato, non mi ci sono mai cimentato e tutto quanto, ma non vuol dire assolutamente che è di serie B, anzi magari è molto migliore dei sistemi che utilizzo io. Ottimo. Molto interessato al trading automatico, bene, mi fa piacere, perfetto, interessantissimo. Mi sto dando al gambling con queste shitcoin. Effettivamente con le shitcoin, che sono penso quelle che si ottengono guardando il mio live, perché ogni 5 minuti di live ottenete penso una shitcoin, che è un token fedeltà, chiamiamolo così, e anche chattando, quindi facendo domande, partecipando alla conversazione, ottenete più shitcoin, le ho chiamate io così, e prima o poi, adesso sto pensando ancora come strutturarlo, però si potrà andarle a convertire in premi. Devo decidere ancora che premi, in che modo, ma lo voglio assolutamente fare. Quindi accumulate shitcoin. Adesso vedi la chat che si intasa di messaggi spammosi soltanto per quello. E il gambling, perché ci sono anche dei mini giochi. Adesso non ho ancora capito bene come funziona, ma potete fare qualche mini gioco tramite proprio lo stream. Cioè, dovrebbe esserci un'iconcina che se cliccate potete scegliere dei mini giochi in cui scommettere queste shitcoin e vincerne due o perderne una, non lo so, una roba del genere, insomma. E sicuramente il premio sarà in cripto, devo decidere ancora come, ma sarà assolutamente in cripto. Se fate punto esclamativo points, mi pare, vedete quante shitcoin avete, tipo Franci ne ha 25 e dice mamma mia sono ricco, vedo che adesso c'è la gara chi ha più shitcoin, dai fatevi sotto. Allora, andiamo avanti. Ma BT Universe, che consente una sorta di bot di trading a griglia, lo hai mai provato? Può essere interessante. Allora, non l'ho mai provato, però conosco, ho degli amici che lo utilizzano. Il grid trading io personalmente non l'ho mai provato e quindi non posso esprimere il mio parere, però appunto conosco gente che lo utilizza, quindi sicuramente non è da buttare, sarebbe da approfondire. Pensi che FTT possa nel tempo arrivare a valere quanto BNB? È una domanda che, guarda, a cui non ti so rispondere. Ovviamente al momento non c'è paragone tra la struttura di Binance, che è un colosso mondiale, che ormai è la Google delle cripto al momento, e FTX, che è una startup nascente che ha la sua nicchia, la speculazione, i contratti derivati, i token particolari, ha dietro persone che a me piacciono, che sono dei, come dire, degli smanettoni un po' come me, che gli piace andare a vedere tutte le cose algoritmiche, il quant trading, la speculazione su cose strane, sulla volatilità, quindi mi piace molto come approccio, e per questo io ho deciso di investire un 2% come obiettivo del mio portafoglio in FTT, e lo sto accumulando appunto con un piano d'accumulo. Ogni mese faccio un piccolo acquisto e lo scopo è di aprire, cioè di arrivare al 2% del mio portafoglio complessivo in una ventina di acquisti, ecco, giusto per concretizzare un po' di più anche il concetto di piano d'accumulo. Nel tempo, io lo vedo, personale opinione, come una piattaforma in crescita, una user base ancora ridotta e soprattutto tanta strada da fare. Quindi io credo in FTT, in FTX, ho investito in FTX, la vedo in questo modo, soprattutto vedendo quello che stanno facendo. Ci potresti dare un tuo parere su Cardano? Allora, tra poco andiamo a dare un'occhiata ai grafici, quindi ti darò anche un parere tecnico sul grafico. Dal punto di vista invece del fondamentale, ti dico, non sono un grande fan di Cardano, perché per me un altcoin, una piattaforma in particolare, visto che Cardano fa parte della nicchia platform coins, è valida se viene utilizzata, soprattutto maggiore è la scala di utilizzo, maggiore è la, come si può dire, la validità, la concretezza per me della piattaforma stessa. Ovviamente abbiamo come esempio clamoroso Ethereum, che è utilizzata da tantissime persone, ci sono progetti che vanno alla grande da anni.
i token ERC20 sono una quantità industriale anche troppi di sicuro, ha i suoi difetti senz'altro, ha i suoi sviluppi in piano, sì, tra l'altro vorrei fare un video, ditemi se vi interessa anche questo, lo sto pianificando, quindi anche se non vi interessa lo farò lo stesso, però no, penso, a parte gli scherzi, che vi interessi su Ethereum 2.0, tutto quello che c'è da sapere, quindi come funzionerà lo staking, come funzionerà la nuova blockchain, la transizione, le varie fasi, tutte quelle cose lì di cui leggo un po' di pareri contrastanti in giro per il web, qualcuno non ha ben chiaro alcune cose, mi piacerebbe fare un po' di chiarezza, sapete che io apprezzo molto Ethereum e quindi perché no andare a parlarne, a divulgare un po' quello che sarà Ethereum 2.0. Spingi sul trading automatico, dobbiamo imparare e fatti fare uno sconto sull'ultima piattaforma che hai spiegato. E sì, in effetti gli volevo scrivergli proprio per vedere se magari c'è qualche convenzione che si può fare, qualcosa di questo tipo, insomma, qualche account condiviso, che ne so io cosa si possa fare. E che altro volevo dire? In realtà non ho chiuso su Cardano, dicevo, Cardano non è ancora molto utilizzata, per usare un eufemismo, cioè c'è chi la definisce addirittura vaporware, però a me non piace usare parole così forti, però ti dico che non ci investirei sul valore. BAT sembra carica, come la vedi contro BTC? È vero, ho visto anch'io nell'aprire, prima ho dato una scorsa ai grafici, ho visto che effettivamente ha fatto un candelozzo notevole, quindi ne potremmo parlare. Appena arrivato, bella camicia, grazie, questo è il must, voglio questo commento da chiunque, appena entrate voglio un commento sulla camicia. Tu e Riccardo Zanetti dovreste collaborare, perché no? Guarda, ti dico la verità, mi piacerebbe in realtà fare più chiacchierate con altre persone. La questione principale è il tempo, ovviamente io faccio abbastanza fatica a stare dietro a tutte le cose che vorrei fare, quindi devo fare molta selezione, però c'ho tante cose per la testa che farò, vedrete che insomma andremo avanti sempre di più, spingeremo sempre di più. Ciao, sarebbe interessante un approfondimento sullo staking di OKX, come includere lo staking nelle nostre strategie di trading. Guarda, lo staking è un'ottima cosa, soprattutto su OKX è interessante perché ci sono dei tassi molto favorevoli, molto vantaggiosi, quindi perché no, ne potremmo parlare. Cosa ne pensi dell'indicatore Money Flow Index per Bitcoin, il famigerato MFI? Non lo so, guarda, ti dico la verità, non l'ho mai utilizzato particolarmente, non sono un grandissimo fan al momento degli oscillatori, quindi tipo RSI, lo stocastico neanche, e quindi ti dico, dovrei approfondire, non l'ho mai utilizzato come segnale operativo in prima persona, quindi ti direi una stupidaggine se ti dicessi è buono, non è buono, lo applico così cos'ha, però conosco anche in questo caso persone che lo utilizzano, soprattutto ovviamente essendo un segnale, un oscillatore, quindi un cosiddetto mean reversal, cioè di quegli oscillatori che tendono sempre a ritornare al valore medio, stanno agli estremi per breve periodo, solitamente funziona bene nelle fasi di range, ok? Di solito quello è uno dei must dell'applicazione di oscillatori a strategie di trading. Allora, adesso leggo ancora un paio di domande, poi vi chiedo di stopparvi un secondo e di farmi fare un po' di analisi di grafici, perché altrimenti poi mi dite ma non i grafici, voglio vedere i grafici, tu parli, che noia, che palle, e avete ragione. Allora, ciao, mi sai dire se esiste una carta di debito anonima? Mi piacerebbe che ci fosse una carta di debito anonima per spendere i bitcoin senza sapere che sei stato tu. No, purtroppo no, perché i provider delle carte Visa, Mastercard eccetera richiedono chiaramente, per poter erogare il servizio, in quanto poi si appoggiano a loro volta a liquidità, a banche eccetera eccetera, chiaramente necessitano di una forma di KYC. Ecco, a proposito, mi è venuto in mente adesso questa cosa, che parlando di carte, me ne avete parlato anche la volta il live scorso e non vi ho filato più di tanto, la Eidu Card. Allora, la Eidu Card è una nuova carta di debito che sta per uscire, è in pre-order al momento, che sembra molto interessante, vi dico la verità. Sapete che io le voglio provare tutte le carte. Al momento ho provato la Coinbase Card, che l'ho scartata, ho provato la Wire,
Forex, che mi piace molto. Ho ordinato la Crypto.com, che è un po' come il reddito di cittadinanza che non arriverà fino a chissà quando, alla cassa integrazione. E adesso assolutamente proverò le Educard, un po' perché simpatizzo sempre, sapete, per le aziende italiane, e quindi al di là di tutto una prova se la merita. E in secondo luogo sembra molto interessante perché, vabbè, al di là che io mi è capitato di utilizzare il wallet Edu, mi piace, mi ci sono trovato bene, mi piace come azienda Edu, quello che fa, che come si muove, tutto quanto, e la carta si appoggia proprio al wallet di Edu e permette di spendere direttamente le cripto. Ecco, sembra una cosa estremamente comoda, un po' come fa la Coinbase Card, quindi senza il dover vendere, la spesa diretta delle cripto con fees nettamente minori, e si possono ridurre in maniera molto significativa facendo degli step, degli upgrade, che anche qua ci sono tre variabili. Ho guardato, c'è la basic, che c'è una spesa one time di 100 edo, che sono pochi euro, la VIP, che sono 25.000, però da fare staking, da vincolare per un anno, quindi non vengono bruciati ma rimangono lì, 200.000 per la black. Ovviamente crescono i vantaggi, il cashback che si ottiene sulle spese, e nel pre-order tra l'altro è doppio il cashback, quindi è molto interessante. E io un pre-order l'ho fatto, già che ci sono, così doppio cashback nel caso poi mi piaccia, me la tengo. E poi ci sono tutta una serie di vantaggi che adesso non vi sto a elencare perché non è che voglio parlarne oggi. Se vi interessa, visto che comunque la notizia, ho visto che è circolata, molti di voi ne parlano, qualcuno mi ha chiesto eccetera, ne potrei farci un video, così giusto da mettere insieme tutte le informazioni che ci sono e fare un po' il punto della situazione. Anche se la carta non è ancora uscita, potrebbe essere interessante conoscerla per chi vuole utilizzare appunto una carta e è interessato in una carta di debito con cui appunto spendere le sue cripto a basse fees. E inoltre, cioè, proprio conoscerla adesso, visto che c'è il preordine, c'è il cashback raddoppiato anche con la basic, vedete che si può con una spesa minima ottenere un cashback molto superiore ai competitor, insomma. Quindi non lo so, ci dedicheremo sicuramente un video e dove mettiamo insieme tutte le informazioni. Questo per parlare un po' adesso volevo tornare da voi, del discorso carte, ok? Ecco. Dunque, adesso volevo vedere se c'era qualche altra domanda prima di parlare di grafici. Dunque. Oh, intanto qualcuno mi dice che oggi si può cambiare la risoluzione, vediamo se anche a me me lo fa fare, sembra proprio di sì. Io ve lo giuro, non ho idea del perché, cioè ogni tanto mi vincola la risoluzione, cioè lo stream è vincolato a 1080p, ogni tanto vi permette di cambiarla, eccetera eccetera eccetera, quindi boh, non lo so, oggi è andata bene. Dunque, sto scorrendo velocemente. Conosci un'app di nome Hyper Capital? Che tipo di progetto sia? No, non la conosco, non ho la propria idea, non ne ho la più benché minima idea. Come faccio a girarti i BAT guadagnati su Brave Browser? Innanzitutto ti ringrazio del pensiero, e se vuoi puoi andare sul mio canale. Se hai Brave ti dovrebbe apparire che sono tipo un publisher verificato, qualcosa del genere. Quindi se poi vai a cliccare il simbolino, credo, del BAT, puoi inviare la donazione, ecco, tutto qua. E io ti ringrazio, ovviamente. Qua c'è la gara, ovviamente, a chi ha più shitcoin. Come posso tradare con BTC nativo senza usare derivati e senza pagare milioni di fees? E guarda, nel senso, se vuoi operare in leva c'è il margin trading e si possono utilizzare exchange come OKX, Binance, sto pensando a quelli con fees minori, chi altro c'è? Non me ne viene in mente nessun altro, forse KuCoin lo permette anche se non lo sto usando. E altrimenti, cioè, per pagare meno fees, se quello che ti interessa è la speculazione, io consiglio ciecamente i derivati, perché non c'è paragone sulla liquidità, sulle fees appunto più basse, cioè veramente si parla di ordini di grandezza di differenza. E altrimenti, se vuoi per forza comprare e vendere, te l'ho detto, quegli exchange lì, però appunto è meno speculativo, cioè per la speculazione sono meglio i perpetual. Al suo segnale scatenati i points, esatto. Dunque, va bene, dai, direi che adesso andiamo a dare un'occhiatina ai nostri amati grafici
e poi torno da voi, quindi pausa per un attimo alle domande, così non vi perdo perché ci tengo poi a rispondervi, e andiamo a vedere un po' di grafichini partendo dal BTC. Tra l'altro, giusto per, qua chiudo, giusto per chiudere il discorso news, halving, eccetera, ovviamente l'halving, il famigerato halving, è la notizia sotto i riflettori al momento, che sta tenendo Bitcoin sotto i riflettori. C'è una tendenza in questi momenti particolarmente bullish del sentiment, non parlo del mercato perché è bullish anche il mercato, ma parlo del sentiment complessivo, ovvero tu ovunque guardi sui social, sulle notizie, eccetera, tu vedi solo proiezioni rialziste. Questo è un gigantesco cartello di pericolo, ok? Mettiamocelo in testa. Perché? Perché, allora, noi ci stiamo avvicinando all'halving, che sta venendo pompato ai massimi, e questo non è bene, perché l'halving non è una cosa da pompare come la notizia del secolo, è una cosa che è nota da sempre, da come è nel DNA di Bitcoin. Quindi voler pompare l'halving come notizia del secolo si chiama shill, shillare vuol dire voler promuovere qualcosa a tutti i costi in maniera insistente, tra l'altro. E guarda caso, proprio in concomitanza dell'halving, dello shilling, è partito l'orologio, dello shilling dell'halving, arrivano altri shill del tipo, per questo volevo parlarne, la notizia che Paul Tudor Jones ha acquistato Bitcoin nel suo fondo, ne ha parlato come hedge contro l'inflazione, bla 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 bla, tante belle parole che ci gasano, noi lo leggiamo e, come dicevo prima, la nostra emotività inizia a farci fremere, a farci provare brivido se possediamo Bitcoin, dicendo wow che figata, sono un Warren Buffett, diventerò ricco. Se non lo possediamo ci tremano le mani e vogliamo fiondarci a comprare. E questo in entrambi i casi è un errore grave, perché ci stiamo comportando da persone emotive. Non bisogna essere emotivi se si vuole aver successo nei mercati, nel trading, nell'investimento in generale, anche se non siamo trader. E soprattutto queste notizie, mi ci gioco questa mano, me la taglio se non è vero, che Paul Tudor Jones ha già comprato tempo fa quando il prezzo di Bitcoin era più basso, di sicuro, se voleva speculare su Bitcoin, perché lui gestisce un hedge fund, è un fondo speculativo, di certo non vuole il bene nostro. E adesso fa saltare fuori la notizia in un momento di euforia, vicini all'halving, in cui il mercato è bullish. Perché? Perché probabilmente ce li sta vendendo. Adesso io non voglio fare quello catastrofista, perché io, sapete, sono spot long al momento, quindi non ho aperto short, non ho interesse nel vedere il prezzo di Bitcoin scendere, però lui ha interesse nel vederlo salire, ok? Anch'io in verità, quindi potrei fare anch'io la stessa cosa, ma io preferisco essere razionale con voi, cioè dirvi, ragioniamo. Perché far uscire una notizia di questo tipo? Ovviamente per gasare le masse, perché così gli investitori istituzionali che hanno comprato prima, poi fanno uscire, dicono, quando inizia a salire, siamo vicini ai massimi, dicono guardate che io ho comprato Bitcoin, Warren Buffett ha comprato Bitcoin, questo fondo qui ha comprato Bitcoin, e tutte queste notizie positive saltano fuori proprio in concomitanza di questi momenti. Ecco, questo è per gasare i retail che vanno a comprare e loro poi svendono, cioè purtroppo funziona così. Quindi attenzione a non rimanere secchi con eccessi di euforia. Ritornando a noi, al nostro grafico, che è l'unica cosa che ci parla sempre in maniera chiara, il grafico e la strategia, noi dobbiamo avere chiari in mente queste due cose: la nostra strategia, il nostro piano, io sto speculando, io sto holdando, io sono sul lungo periodo, sto facendo un piano d'accumulo, esserne fedeli a prescindere da qualsiasi notizia e porcata salti fuori, ok? Ovviamente se salta fuori che c'è un bug catastrofico in Bitcoin, piuttosto che viene bandito da alcuni governi, piuttosto che notizie insomma effettivamente rilevanti, ok, ma se Elon Musk dice che lui ha comprato Bitcoin e lo twitta, non ce ne deve fregare niente, non possiamo farci coinvolgere dal sentiment in questa maniera, ok, altrimenti non abbiamo speranza nel mercato e nel trading. Il grafico ci dice che questo è uno dei momenti peggiori per comprare Bitcoin in assoluto. Per quale ragione? Per la ragione che, allora, se guardiamo il grafico settimanale, che è quello da cui io derivo di solito supporti, resistenze e struttura, vediamo che la struttura è indubbiamente bullish. Perché? Perché abbiamo una reazione pazzesca a questo dump,
Ok, guardate, adesso evidenzio anche così, vedete meglio. Abbiamo avuto il famigerato dump di marzo, ok? Il dump di tutti i mercati che adesso si stanno riprendendo. La cosa mi stupisce abbastanza, vista la divergenza sempre più forte che c'è tra economia e finanza, come qualcuno giustamente di voi ha sottolineato. Sembra veramente che ormai vadano su due binari divergenti, cioè l'economia del mondo è in crisi, la finanza potrebbe andare a segnare nuovi, cioè l'S&P 500 che segna nuovi massimi. Follia, follia pura. Io ho ancora cioè faccio anche questo coming out, ho ancora aperta la mia posizione short su un ETF che segue il FTSE MIB, quindi il mercato italiano. Penso che, insomma, prima di riprendersi per davvero ce ne vorrà, e che c'è ancora una fase di discesa in arrivo. Mia personalissima opinione, per bilanciare questa cosa, perché tendenzialmente non sto mai esposto net short sullo stock market, ho fatto qualche acquisto durante questa discesa, che ne ho parlato anche con voi, tra cui ad esempio Eni, quando è arrivato a grattare dei prezzi molto interessanti, e non soltanto. Vabbè, non voglio parlare di stock market. In ogni caso, lo stock market è crollato, c'è stata una crisi generale della fiducia verso i mercati, verso l'investimento, una corsa alla liquidità e un dump di tutti quanti gli asset. Bitcoin, essendo meno liquido, lo ha subito in maniera veramente grande. Però la cosa bella è che, guardate, il dump è stato già assorbito, e se non è bullish questo, non lo è niente, ok? È un segnale pazzesco. Abbiamo recuperato questo dump impulsivo nel giro di un tempo più lungo, chiaramente, però siamo ritornati praticamente all'origine del movimento di dump. Pazzesco. Le resistenze e i supporti più significativi, come li vedete da time frame settimanale, sono, partendo da quello che è più vicino a noi, abbiamo una resistenza a 10.200, che corrisponde al high precedente, ok? Questo è l'high del ciclo precedente, prima del dump, insomma. Se la rompiamo andiamo a fare un higher high, e si salvi chi può, andiamo parabolico probabilmente. E dopodiché, scendendo, abbiamo un supporto al momento, che l'ho lasciato rosso perché fino a poco fa era una resistenza, però adesso direi che è il momento di trasformarlo in verde. Cosa ne dite? Tac! Eccoci qua, un supporto a 9.500, sempre originante da time frame settimanale, da questo rimbalzino in particolare. Poi scendendo abbiamo un altro supporto a 8.750, originante da questo range storico e, insomma, da questa zona, questo cluster intermedio, se vogliamo. E a seguire, adesso non volevo sporcare troppo il grafico, ecco, ho tolto l'unica cosa utile, ovvero la trasformazione di questo in un supporto. A seguire, comunque, vi dicevo che abbiamo i 7600, che è quest'altro supporto, che come vedete ha duplice funzionalità: range low qua, range high qua, e vabbè, supporto in questa zona qui. Quindi è veramente significativo come supporto. Poi abbiamo un supporto locale nella zona 8000, che fa più fede al time frame giornaliero che al settimanale. In verità, a scendere abbiamo 6009, che è il low che abbiamo recuperato. Abbiamo fatto il low reclaim su questo, sul minimo precedente al minimo che abbiamo fatto attualmente dopo il dump, e poi a scendere, insomma, abbiamo tutti quegli altri livelli di riferimento che però ci andrebbero a implicare la perdita di nuovo di questo minimo, e quindi l'invalidazione del movimento rialzista, detto in maniera molto franca, ok? Quindi questi sono i supporti più importanti e le resistenze più importanti. Questa resistenza è bella tosta, perché è l'high precedente, ok? Adesso, se voi mi dite: ma c'è la FOMO nell'aria, c'è l'halving, bla 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 bla, se la rompiamo probabilmente fa un salto pazzesco perché ci sarà una quantità di liquidità mai vista prima. Sì, è vero, però se la rompiamo io mi aspetto una turbolenza imprevedibile, fuori di testa. Ci potrebbe essere un pump, ci potrebbe essere un exploit della liquidità e un riassorbimento immediato, perché vi ricordo, qua sopra c'è una tonnellata di liquidità, secondo me, ma non penso solo secondo me, perché ci saranno tantissimi stop loss di posizioni short. Io mi aspetto che adesso, nell'andare ad approcciare questa resistenza, ci sarà un sacco di gente che è shorta, ok? E gli short
andranno a piazzare il loro stop loss sicuramente all'invalidazione del setup, ovvero al recupero, alla conquista della resistenza, alla sua trasformazione in supporto, quindi fondamentalmente sopra i 10.400. Tutta questa liquidità, se si riesce ad innescarla, e ho ragione di credere che c'è interesse ad innescare quella liquidità, perché ovviamente se uno ha grossi capitali da smuovere è interessato a non incorrere nel cosiddetto slippage, ovvero nell'abbattere il prezzo conseguentemente a una sua grossa vendita, cioè se uno vende 100 milioni di dollari di Bitcoin in una botta sola, lo fa dampare di qualche punto percentuale, mi immagino, ma non è nel suo interesse, perché ci va a perdere a fare una vendita di questo tipo, in quanto i suoi 100 milioni stessi vengono fillati, viene eseguito l'ordine al prezzo attuale e poi a prezzi sempre minori, e non gli interessa. Al contrario, se riesce a fare un pump, quindi movimentando liquidità in acquisto, fare market buy per spingere, appunto fare slippage a rialzo, spingere il prezzo sopra la resistenza, poi inizia a far carburare gli stop loss che si trasformano anche loro in market buy, fa salire il prezzo, genera una quantità incredibile di liquidità e ci va a svendere sopra, un po' con i limit sell e un po' con i market sell sulla liquidità che poi si va a creare qua sotto. Riassorbimento della resistenza, quindi conferma di bias non bullish, di finto breakout, e la situazione si inverte nel battito di un ciglio, insomma in pochissimo tempo, e lui si è fillato tutti i suoi belli shorts senza incorrere in slippage. Ok, questo è lo scopo degli exploit di liquidità che spesso accadono. Se andiamo a rompere questa resistenza, qua sopra c'è tantissima liquidità, quindi potrebbe succedere di tutto, ok? Potrebbe succedere che l'offerta sovrasta la domanda, andando a fillare appunto tutti i suoi short e a riportare il prezzo qua sotto e magari a innescare una fase di storno, possibilissimo. Potrebbe succedere che la domanda va fuori di testa e continua comunque a pompare, può tranquillamente succedere. Sta di fatto che è un trade clamorosamente rischioso, è una scommessa, ok? Se noi stiamo acquistando adesso, stiamo facendo una mera scommessa, ok? Stiamo dicendo, secondo me la domanda spingerà più dell'offerta, siamo appena sotto una resistenza, quindi stiamo anche ipotizzando che andiamo a rompere la resistenza stessa, che dopo la rottura non ci sarà chi è interessato a fillare i suoi short e a fare un po' di profitto con essi e con la liquidità che si trova qua sopra. Sono tante supposizioni che sono appunto soltanto supposizioni, ok? Perché è vero che abbiamo una struttura di mercato bullish, però è altrettanto vero che siamo iperestesi 2, 4, 6, 8 settimane verdi consecutive senza nemmeno uno storno. Una rottura che porta comunque il prezzo a rialzo non credo che lo farebbe durare più di tanto, mi sento di dire anche questa cosa, perché è un movimento parabolico, i movimenti parabolici hanno durata breve, la storia ce lo insegna, io spero che ormai lo abbiamo imparato, quindi non bisogna pensare che se io compro adesso tra 6 mesi ho il doppio dei soldi, questo bisogna togliercelo dalla testa, altrimenti ci conviene andare davvero a comprare un biglietto della lotteria. E al di là di questo, in generale io tendo a evitare di acquistare sotto le resistenze, perché sto facendo un'assunzione ulteriore della rottura della resistenza stessa, che rompere una resistenza così, che qua c'è un high precedente, ce ne vuole di buying pressure, non è veramente semplice andare a spingere al punto da bucare un high precedente e a rimanerci sopra, ok? Ci vuole veramente una quantità di liquidità pazzesca. Quindi freniamo le mani se siamo tentati dal comprare soltanto per l'halving, spero di avervi convinto da un lato a non dar troppo peso alle news e dall'altro lato a non affrettare le posizioni e a non fare troppe supposizioni sul mercato stesso. Quali possono essere posizioni invece più interessanti, più caute, più in sintonia con quello che è la mia operatività? Allora, io al momento ve l'ho detto, sono spot long. Cosa significa? Significa che detengo Bitcoin. In una situazione con potenziale turbolenza come questa, non me la sento assolutamente di andare ad aprire degli short, perché anche essi diventano scommesse, ok? Lo so che molti sono tentati di shortare la resistenza, io no, ok? Non dico che è sbagliato, perché ha più senso shortare qua che andare a comprare sotto la resistenza, se proprio lo vogliamo dire. Però
Io non mi trovo bene ad aprire uno short qui perché la resistenza è ancora da testare. Non abbiamo ancora visto come reagiamo alla resistenza. Per ora vedo solo della gran domanda, non ancora sulla resistenza, ve l'ho detto, però vedete che anche la candela di oggi ha tentato di scendere, la domanda ha subito assorbito. Non è, cioè la domanda per ora è preponderante, è palese che siamo in una fase di FOMO e nelle fasi di FOMO shortare non è mai bene perché ci facciamo saltare lo stop. Shortare poi significherebbe appunto andare a mettere lo stop loss qui, ovvero gridare alle balene: sono qui, prendetemi, mangiate il mio stop, ed è un'altra cosa che non voglio fare. Quindi una situazione come questa per me è una situazione in cui c'è da mantenere la calma, ok? Avevamo visto lato trade speculativo, cioè lato trade accumulazione, ovviamente abbiamo avuto occasione durante il dump di andare ad acquistare quando c'era un sentiment di paura, abbiamo avuto occasione quando ci sono stati questi range volendo che hanno fatto un po' di lateralizzazione, break e retest a profusione, insomma c'è stata occasione. L'ultima occasione per quanto riguarda la speculazione, invece la mera speculazione, è stata su questo range che avevamo visto. Addirittura avevamo ipotizzato la possibilità di andare ad acquistare già all'interno del range senza aspettare il break e acquistare qui dentro, ipotizzando, che era già un'anticipazione, ma un'anticipazione più sensata, ipotizzando una fase accumulativa, perché comunque avevamo appena fatto un breakout importantissimo dagli 8000, vi ricordate? Ne avevamo parlato in maniera abbastanza esplicita qui e su Telegram. Breakout dagli 8000, lateralizzazione subito dopo e un setup anticipatore che a me piace, che considero comunque valido, cioè include un rischio di posizione tuttavia tollerabile, è proprio il setup di lateralizzazione dopo un movimento importante, in particolare se abbiamo un bias di fondo concorde, ok? Break degli 8000, bias di fondo bullish proprio nato dal break degli 8000, lateralizzazione ci stava a dire ipotesi accumulativa, metto lo stop loss all'invalidazione dell'ipotesi, avevamo proprio fatto questo esempio di metterlo sotto allo spike qua sotto del range, che è dove la liquidità è arrivata, e basta, vedete è uno stop stretto tutto sommato, quindi un profilo rischio rendimento eccellente, e un rischio di posizione, cioè che c'è perché è una posizione anticipatrice, però a mio parere accettabile in vista appunto del rischio rendimento moderato che permette di utilizzare un sizing ridotto, ok? In quel caso lì, in caso di break bello coinvolto e convinto, si comincia a fare subito un bel take profit che esclude il rischio e si lascia trending il resto. Quindi se andiamo avanti bene, se vedo segni di offerta e di possibile storno in concomitanza con questa resistenza, chiudo tutta quanta la posizione, ok? Quindi questa era un'opportunità di cui tra l'altro abbiamo parlato più volte. Al momento, ripeto, non vedo motivo di entrare in posizioni che non siano ovviamente posizioni di scalping o intraday, sia ben chiaro, quando dico no trade zone parlo di un time frame giornaliero, io non faccio trading intraday, non faccio scalping e quindi non tratto quello, perché altrimenti magari uno giustamente mi può dire: ma questa candelona di break comunque crea una struttura daily di un certo tipo perché ha rotto comunque il livello dei 9500 e quindi se io vado sui 15 minuti, 30 minuti, ci sta volendo cercare dei long in certe condizioni. Ecco, io non opero in questa maniera, quindi io quando dico non apro posizioni lo dico con questa ottica, perché io non opero seguendo un trading così di breve termine. Al momento io vedo due possibilità. Allora, la prima, chiaramente ve l'ho detta, è il break convinto che effettivamente conferma la chiusura sopra, che per me sarebbe bello perché sono spot long ovviamente, però anche in quel caso lì avrei una paura dannata a prendere posizioni, perché anche se dovessimo fare un break confermato qua sopra e quindi andare a chiudere delle candele giornaliere così, esempio, cioè una roba del genere, voi direte: mamma mia, bellissimo, è un sogno. Sì, mica tanto però, perché cosa succede? Poi succede che abbiamo altri mesi di fase correttiva. Ecco, ci piace? Non molto, non ci piace molto. Al di là di quello, se accade una cosa di questo tipo, è ancora meno auspicabile entrare, perché prima o poi ci arriva sulla fronte un sell-off grosso così.
A tal proposito, io vi faccio anche una domanda, così visto che dobbiamo fare il nostro sondaggio del giorno, io ce l'ho pronto da bravo, come dire, streamer, com'è che si dice. Allora, cosa pensate che farà il prezzo subito dopo l'halving? Pump, dump o niente di particolare? È una cosa che ho chiesto già anche su Telegram, quindi votate, ditemi la vostra. Allora, adesso un attimo che faccio apparire anche a video il sondaggio stesso, così vedete in tempo reale i risultati. Abbiate un attimo di pazienza che lo sto impostando, eccoci qua. Allora, come si vota? Innanzitutto dovete scrivere punto esclamativo vote spazio dump spazio pump o spazio niente in base a quello che volete votare, ok? Vi dico già che su Telegram, scusate, mi veniva TradingView, non so perché, avete votato dump e vedo che molti hanno questa aspettativa, anche non solo tra di voi, anche in generale su Twitter o in giro. Quindi ecco, attenzione a questo sentiment misto, ok? Che tutti si aspettano un dump, ma tutti sono bullish, cioè, faccio fatica a capire a volte le persone. Questo per dire che anche se ci fosse nel best case scenario da holder un ulteriore pump, una rottura di questa resistenza e una permanenza sopra i 10.500, un higher high e tutto quanto, sarebbe un messaggio bellissimo, però non aspettatevi, non correte ad aprire dei long neanche in quel caso lì, cioè bisogna avere un piano. Il mio piano implica la cautela per quanto riguarda la speculazione, quindi io non aprirò mai una posizione long in iperestensione rialzista. Questa è una palese fase di iperestensione rialzista, in particolare se andiamo a rompere anche questa resistenza, innescare liquidità e a chiudere lassù, ok? Io aspetterei uno storno come Dio comanda, ovvero un primo segnale forte di sell-off. Cos'è un segnale forte di sell-off? Un segnale forte di sell-off è o una creazione di una fase laterale prolungata e poi una rottura su a ribasso confermata, quindi una cosa di questo tipo, che continua a perdere supporti. Questo è un sanguinamento lento, lo abbiamo chiamato. Insomma, un costrutto di lateralizzazione rotto a ribasso durante una fase rialzista. Ok? Questo è un inizio di correzione. Attenzione, non è un'inversione di trend, perché se faccio un higher high e poi faccio un costrutto di questo tipo, non è che dico oddio no, adesso torniamo a fare nuovi minimi. Assolutamente no. Il bias rimane bullish, però attenzione, inizia lo storno, quantomeno. Poi, chiaramente, se lo storno andrà avanti così e farà un dampone, si può poi invertire, però il bias al momento rimane bullish fino a prova contraria, mi piace dire, ovvero fino alla perdita di certi livelli di prezzo che mi fanno cambiare idea. Un'altra possibilità invece di segnale di sell-off forte è vedere magari le due candele paraboliche e poi all'improvviso arriva o una candelozza così che ti chiude però con una shadow, tutta shadow e solo qua body, e solitamente dopo arriva un dump, oppure addirittura un dump immediato, può succedere, un dump immediato che magari si sgonfia e ti fa una roba del genere, ti chiude con un body da qua a qua, è una candela di sell-off. Fatto sta che è una candela che shakerà molto le mani, quindi innanzitutto il candelone di sell-off istantaneo o pompa e viene assorbito completamente, è un sell-off, oppure ingolfa la candela precedente e poi magari interviene la domanda, intervengono gli ultimi FOMO buyers e assorbono, ma è un segnale fortissimo anche quello, quindi molta attenzione anche a quell'eventualità lì. In quel caso lì si può sì pianificare uno short, ok? Però lo short lo si pianifica solo in palese iperestensione, lo short bullish dico, in una fase bullish, palese iperestensione e segnali di sell-off estremamente chiari, ok? Altrimenti uno short è poco più di una scommessa. Opzione 1, quindi lo short. Opzione 2, andare a pescare il livello di ritracciamento, nei vari livelli di ritracciamento per andare a piazzare dei long invece che seguono il trend, ok? Questa ipotesi è anche quella che forse mi piace di più e mi piacerebbe di più se fosse così, nel caso in cui ancora non riusciamo a mangiarci questa resistenza, ma storniamo un po'. Ragazzi, ci vuole un bello storno, perché
Non si può continuare a correre così in maniera parabolica, altrimenti ti arriva il sell-off in testa. Se invece storniamo, c'è più tempo anche per far cambiare di mano in mano i bitcoin, i contratti, i derivati, eccetera, eccetera. C'è più movimento ed è più sano poi per avere un movimento organico sul lungo termine. Quindi se facciamo un bello stornino come Dio comanda, io faccio sempre il disegno così perché io spero in movimenti da manuale, ma non ci sono mai movimenti di questo tipo, allora che dire, si va a fare, ci sono due opportunità anche in questo caso, l'opportunità più accumulativa e quella più speculativa. Parto da quella più speculativa, andare a prendere uno a uno i supporti che ho identificato e andare ad aprire una posizione long su ogni supporto fin tanto che il bias permane bullish, ok? Quindi esempio banalissimo, allora 9.500 magari è troppo vicino, non sarebbe neanche considerabile storno, 8.700 long su 8.700, stop loss magari 8.250, ok? Perché perdita di questa zona di supporto, nonché questa, insomma, perdita di questa area di prezzo. Vado a chiuderlo. Poi allora scendo al supporto inferiore che potrebbe essere tra gli 8.000 e i 7.600, quindi vado magari a allungare qua dentro e vado a mettere lo stop loss, che ne so io, o subito alla perdita di questo se lo voglio tenere bello stretto, o magari vado a considerare addirittura questo ulteriore high che c'è stato prima, adesso scusate le linee non dritte ma è giusto per farvi capire, e mettere lo stop loss qua sotto, o altrimenti ho l'opportunità anche di tenerlo più largo mettendolo a 6.000, sotto i 6.900. Fatto sta che l'idea di un'operatività speculativa sullo storno è che io vado a prendere supporto per supporto sotto e vado ad aprire una posizione ovviamente con size ridotto, in quanto lo stop è stretto. Vado a mettere lo stop stretto all'invalidazione di quel singolo supporto e poi passo a quello sotto. Perché continuo a scalare sotto? Cos'è, una mossa kamikaze? No, perché il bias comunque è bullish, ok? Chiaro? Quindi l'ipotesi di fondo è questa. Dov'è che il bias non è più bullish? Allora, io vi dico la mia opinione. C'è da individuare chiaramente un livello di prezzo o un movimento di prezzo tale per cui si invalida il mio bias bullish. Innanzitutto domandiamoci da che cosa è dato il mio bias bullish. Allora, prevalentemente dalla rottura degli 8.000, che è un primo segnale che cioè perdere gli 8.000 me lo farebbe un po' vacillare, non troppo a dir la verità, perché in realtà il supportone più grosso è questo pool di liquidità, ok? Quindi anche se sembra assurdo visto con gli occhi di adesso, tornare anche tra 7.000 e 7.500 per me non invaliderebbe ancora il bias bullish. Ma avevi detto che gli 8.000 hanno fatto cambiare bias? Sì, però quella era una situazione diversa, ok? Fatemi spiegare. Dal basso verso l'alto, dopo un dump di questo tipo, è molto più, cioè ci vuole molto più movimento per andare a riconquistare un bias, e soprattutto in quel caso lì ciò che mi spingeva al considerarlo riconquistato era il recupero della zona degli 8.000, perché è dove era originata l'ondata finale, cioè da qui a giù, l'ondata finale di capitolazione, chiamiamola, dove hanno venduto un po' tutti. Quindi riconquistarla verso l'alto è un segnale molto forte, tanto da invertire il bias di breve, ok? Però quando poi, una volta che l'ho fatto, ho impresso un nuovo bias, ok? Quindi diventa, si gira il mercato, e non è che lo stesso livello per forza di cose deve essere di nuovo regolatore di bias, ovvero che se lo perdo allora ritorno bearish, perché in questo caso non è così. La conquista e la permanenza al di sopra per tempo prolungato e con domanda mi hanno spinto comunque a considerare la situazione bullish. Adesso cosa mi spingerebbe a considerarla bearish? La perdita di questa zona di liquidità che ha funto da bottom in questa situazione qui, ok? Io la vedo in questo modo, anche in questo caso è soggettiva, perché per qualcuno può essere più su più giù, non esiste una regola aurea, ok? Io vi dico solo che sarei assolutamente tranquillo nel caso che in cui adesso dovessimo iniziare a stornare, a fare una bella accumulazione in questa zona con uno stop loss qua sotto.
È una posizione cauta, come piace a me, bella rilassata, bella tranquilla, e vi dirò di più, lo stop loss si potrebbe anche frammentare in due, una parte qua e una parte qua, giusto per dire, ho perso anche il supportone dei 6100, che a sentirlo adesso sembra sembra blasfemia, 6100, ma in una situazione di questo tipo. Sì, perché bisogna sempre tenere accesa la razionalità e pensare a ciò che può accadere. Guardate Fibonacci, considerando l'intera estensione, ok, shadow to shadow, e ci vede come, allora, l'8750 è un 23% di flessione, quindi pressoché insignificante, non è neanche una flessione, è un banale, come dire, una banale mini correzione, e non è neanche terminato il movimento, significa 38,2 si identifica con 7600, 38,2, cioè anche quello significa proprio una mini correzione e presenza di trend bullish impellente. Il 50% si identifica con 6.900, ok? Quindi già qua iniziamo a parlare di una correzione più profonda. 61,8 a 6.100, quindi anche questo attenzione nel posizionare lo stop loss, perché se lo posiziono qua sotto in questa area lo sto posizionando sotto il 50%, se lo posiziono in questa area lo sto posizionando sotto il 61,8. Cambia il profilo rischio rendimento e cambia ovviamente anche l'inquadratura che sto tenendo sul mercato stesso, ok? Questo è molto molto importante e questa è banalmente la mia visione su BTC. Quindi se adesso vedo un costrutto di storno, quindi un sell off qui piuttosto che una lateralizzazione con breakdown eccetera, la cosa che viene da fare per prima è proprio lunga direzionalità, l'accumulazione sui supporti. L'altra alternativa di nuovo è lo short, ad esempio sul retest del costrutto rotto a ribasso, però attenzione che siamo in fase di FOMO, quindi tra le due cose forse lo short è quella un pelino più rischiosa, potrebbe valerne di più la pena. Se invece andiamo si va in una situazione palesemente parabolica e poi c'è una botta di sell off, allora lì sì che lo short diventa forse più interessante, con un rischio di posizione minore. Questo è quanto su Bitcoin. In verità non ho altro da aggiungere su BTC. Adesso vorrei sentire voi, le vostre domande, di nuovo cosa avete da dire, se vi interessa qualche altra altcoin eccetera eccetera eccetera. Intanto il sondaggio vedo che prosegue con dump, anche qua vedo che siete fedeli a quello che mi avete detto su Telegram. Allora, ripartite con le domande. Ciao, cosa ne pensi del token Edo? Sul grafico non sembra un granché, ma il wallet Edo è interessante perché non è custodia, ha integrazioni DeFi e nei loro progetti, se non sbaglio, saranno implementati i P-tokens. Può avere margine di crescita? Cosa ne pensi di Econ Gold, tradabile nello stesso wallet Edo? Perdona il concentrato di domande. Guarda, ti dico, a me come progetto non dispiace, ok? Ovviamente deve ancora prendere piede, deve ancora crescere, è in un settore dove c'è una competizione pazzesca, ok? Però si è mosso bene, sia lato DeFi, non so se seguite il canale DeFi Italy su Telegram, ci sono dei ragazzi di Edu che lo gestiscono e sono molto in gamba. Mi piace anche il porsi nel settore DeFi, che è un settore che ha una prospettiva ottima. Tra l'altro, guarda, questa cosa della carta, adesso non so quante ne sono state vendute, magari vado a vedere se c'è qualche dato, però potrebbero mettere in staking molti token, quindi perché no creare una crescita del valore stesso? Potrebbe essere interessante. Se pensi che valga la pena investire sul progetto, il token ovviamente è un investimento sul progetto a tutti gli effetti, oltre ai benefici che dà, chiaramente. Quante possibilità ci sono secondo te di non riuscire a bucare i 10k e vedere una major correction? Allora, guarda, è una cosa difficile da dire, nel senso, se c'è un punto dove possiamo stornare può essere questo, che voglia dire bucarli e poi assorbire subito, oppure che voglia dire cozzarci contro e non riuscire nemmeno a bucarli. Tutto può essere, però è alta secondo me la possibilità. Major correction, io te l'ho detto, i target di un'eventuale correzione storno organico sono bene o male quelli lì, al peggiore dei casi 6.900-7.000, ecco, sarebbe una correzione di ampio respiro, 61,8 mi pare che fosse, sì, e comunque sana, ok, ci starebbe.
tutti che votano, dump, 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 bravissimi. Ah, e KGO, Econ Gold, io ti dico, non lo conosco come progetto, so che è tradabile su Idu perché l'ho visto usando l'applicazione, però non lo conosco, immagino che sia anche lì una tokenizzazione dell'oro con dietro una riserva fisica, adesso non so com'è fatto, però potrebbe essere interessante, io credo molto nella tokenizzazione dell'oro. Ho parlato io invece di Pax Gold recentemente, che penso che sia un'implementazione simile, insomma. Puoi dare anche un occhio al grafico di Tezos USD? Assolutamente sì. Allora, andiamo a vedere Tezos USD. Tra un minuto, tra l'altro, chiudo il sondaggio. Allora, io ce l'ho su FTX, XTZ Perp, esatto, perché c'è il Perpetual di Tezos. Adesso magari ti interessava di più lo spot, facciamo XTZ USD su Binance, che magari ha più storico, sì. Vabbè, non tanto però. Dunque, io ti dico la verità, il grafico delle altcoins lo guarderei di più in Bitcoin, perché mi fa capire meglio qual è l'andamento effettivo dell'altcoin filtrando l'effetto pump di Bitcoin, altrimenti ci può sembrare che un altcoin sia in uptrend quando in realtà è Bitcoin a essere in uptrend, chiaro, e l'altcoin su Bitcoin in realtà è in downtrend. In ogni caso, visto che a te interessa questo grafico, commenterò questo grafico e poi diamo un'occhiata anche al grafico Tezos Bitcoin. Abbiamo la prima volta che lo analizzo, come vedi bene. Allora, la prima cosa che tendo a fare è guardare su base settimanale supporti e resistenze. Quindi abbiamo un supporto qua, uno qua, parlo di 1,20, 1,68 e abbiamo una resistenza molto strong a 3,50, ok? Tezos dollaro. Al momento stiamo rispondendo un po' a questo dump. L'uptrend è ancora in corso, apparentemente, perché comunque abbiamo tre higher lows, 1, 2 e 3. Ok, e adesso stiamo andando a cercare l'high, quindi lo avremo trovato, faremo un lower high e quindi triangoleremo un po', un movimento di questo tipo, oppure andremo avanti e faremo un higher high, questo è ancora da capire, al momento è a mezz'aria, diciamo così. Se andiamo su grafico giornaliero, la direzionalità quindi è ribassista, perché c'è un impulso ribassista, però il trend è rialzista, quindi è una, diciamo, una situazione di mezzo, se così la vogliamo chiamare. Abbiamo come supporto resistenza principali, vedo questi cluster intermedi, guarda, che adesso fungono da supporto. In particolare ho unito questo con questo. Sono due cluster intermedi che li ho uniti per creare una zona di SR, supporto resistenza un po' più ampia. Al momento stiamo lateralizzando appena sopra, quindi vedo due possibilità. La possibilità anticipatrice, se mi aspetto una crescita comunque di Bitcoin, perché poi è legata a quello, che vede un ingresso già qua, volendo, e uno stop loss qua sotto. Questo ha dal suo vantaggio lo stop stretto e la possibilità appunto di, cioè, un maggior rischio di posizione come contro, lo stop stretto come pro, e quindi la possibilità di allocare un minore size al trade. Però c'è un però, ricordiamoci che Bitcoin al momento è in una situazione di rischio, è vicino a una resistenza, quindi potrebbe esserci la possibilità di ritracciamento e questo ci farebbe scattare lo stop loss, ok? L'altra possibilità, per l'appunto, è di attendere la risoluzione di questa lateralizzazione. La risoluzione rialzista implicherebbe un trade, magari trend follower sul retest eventuale, la risoluzione ribassista invece lo short, perché comunque sarebbe la perdita di un supporto importante, ok? Quindi questa è Tezos Bitcoin. Tezos dollaro, scusa. Andando a vedere invece Tezos Bitcoin, quello che notiamo, allora, eccolo qua, crypto, eccolo questo. Allora, Tezos Bitcoin avevo ipotizzato a tal proposito una possibile accumulazione sul reversal che c'era in corso, e anche qua guardate, allora abbiamo l'uptrend per ora ancora inviolato, l'unico rischio è determinato
da questo potenziale doppio massimo che lo rende magari un po' rischioso. Allora, io avevo definito una potenziale area di accumulazione come qua dentro, quindi questo significa che anche adesso potenzialmente è un ingresso interessante in ottica appunto accumulativa, quindi meno speculativa, con lo stop loss all'invalidazione di questo dell'uptrend, ok? L'uptrend che c'è, cioè questo movimento qui, è definito da higher lows. Se andiamo a creare un lower low, invalidiamo l'uptrend, quindi tutta la struttura su cui si basa la posizione cade. Pertanto, se vogliamo accumulare, va benissimo come livello di prezzo, stop loss qua sotto, e dobbiamo essere disposti a vederlo scattare se perde la struttura di più ampio respiro, appunto di higher lows in continuazione. Questo è quanto. E invece dal punto di vista speculativo servono segni di domanda, cioè un approccio un po' diverso, quello speculativo da quello accumulativo, cioè servono segni di domanda intesi come magari il reclaim di questo livello, ok, che è questo low, è una sorta di low reclaim, e basta, quello sarebbe un segnale interessante, già potenzialmente interessante, che ci direbbe che questo potrebbe essere il successivo low e sarebbe comunque un higher low, ok? Questo è Tezos. Dunque, chiudo il sondaggio, dove sei, eccolo qua, dichiaro il sondaggio ufficialmente chiuso con vincitore dump, quindi voi vi aspettate che dopo l'halving Bitcoin dump, chi lo sa che succederà. Allora, complete, ciao. Allora, ritorno subito a voi e alle vostre domande. Vediamo chi c'è qui sopra. Quindi Dampa, qui è tutti che si chiede, 288k, via, boom, moon, super moon, altro che diventiamo tutti iper mega ricchi. Pump e poi iper dump, ma sì, ci sta. Tezos dollaro, quale grafico stai guardando? Su Bitfinex BTC è diverso, lo aspetti, innanzitutto chiudo questa schifosissima riquadro bianco. Io guardo su BitMEX perché al momento è, cioè per motivi di volumi, ok? Io lo vado a vedere lì perché adesso il mercato si basa molto sui derivati, BitMEX ha dei volumi sufficientemente alti per influenzare abbastanza. Volevo chiederti se potresti spiegare brevemente come applicare la tua strategia sugli exchange di derivati come BitMEX. E praticamente quello che c'è da vedere è proprio il comportamento sui dati real time e poi utilizzare un ponte. Parlavo di Tricommerce poco fa e magari potrei andare ad approfondire, ecco, l'argomento parlando proprio di Tricommerce, perché no? Non lo so, vedo che vi interessa, quindi continueremo a parlare di trading automatico. Sarà un filone sul quale spingerò tanto. Sto facendo anche della ricerca io personalmente per cercare qualcosa di interessante, però spingeremo di più in questa direzione, promesso. Ecco, a tal proposito, due parole sulla Quant Zone di FTX. Si potrebbe integrare la strategia che proponevi? Allora, sulla Quant Zone è più difficile perché non ci sono gli indicatori predefiniti e soprattutto non c'è la possibilità di testing prima di metterla in produzione. Una cosa da fare è testarla. È vero, magari ci si può mettere $10 per testarla, però sarebbe bello anche vedere un backtest, insomma, sui dati reali dell'exchange. In ogni caso, sulla Quant Zone di FTX si può fare tantissime cose molto curiose e molto interessanti, quindi vorrei andare ad approfondire anche quelle insieme a voi, magari con un breve tutorial, non lo so, è che la mia paura è che poi non se lo fili nessuno perché magari è una cosa troppo avanzata, troppo pro. Ditemi voi, vi può interessare anche quello? La Quant Zone di FTX praticamente è una sezione dell'exchange, adesso non so se ce l'ho qua da qualche parte. Dunque, non sono loggato, però Quant Zone, in realtà no, non me lo fa, cioè se non sono loggato non me lo fa fare, vabbè, niente. Si può automatizzare i trade, quindi c'è da scrivere un paio di righe di codice banale, cioè degli if, then, robe del genere, e ti automatizza le posizioni, cioè se succede questo apri il long con questo size, se succede questo apri short, gestisci in questo modo anche la quantità, cioè il size della posizione, lo stop loss, eccetera eccetera. Quindi è curioso, potrebbe essere interessante approfondirlo, ditemi voi.
Una domanda sul dannato Ripple, per usare un eufemismo. Il declino che ha avuto dopo il boom del 2018 è più che evidente, eppure continua a stare stabilmente in terza posizione. Come mai tutta questa capitalizzazione secondo te? Guarda, è una domanda veramente interessante. Cioè Ripple è stata non una bolla, di più. È pazzesco quanto sia stata una bolla Ripple e ha avuto un declino veramente assurdo, cioè a partire il 2017 è stato un anno senza senso dove tutto è pompato all'inverosimile, poi è crollato effettivamente e adesso è, non dico morto, ma è sulla buona strada, cioè guardate è ai minimi storici, però come giustamente dici tu effettivamente si trova ancora in terza posizione. Perché da un lato il mercato cripto è ancora poco capitalizzato, cioè se ci pensi c'è Bitcoin Cash alla quinta posizione, Bitcoin SV alla sesta, che cioè è veramente una cosa assurda, probabilmente è la capitalizzazione più fake che esista, visto che col fork non so quanti tra Bitcoin Cash e Bitcoin SV non esistono, in realtà sono lì paralizzati da qualche parte, bloccati in terra di nessuno, c'è da considerare un po' anche quello, qual è la reale capitalizzazione. Adesso i volumi di Ripple nelle ultime 24 ore non sono bassi, però parliamo di 2 miliardi, cioè rispetto comunque alle altre, se ordiniamo per volumi di scambio, Ripple salta in 2, 3, 4, 5, 6, settima posizione, che è comunque alta, c'è da dire, però insomma scendo un po'. Non ci trovo neanch'io tanto senso sinceramente, perché io non parteggio per Ripple, non ci vedo un grosso futuro, la vedo sempre sopravvalutata, è stata una bolla e quello rimarrà, se vuoi la mia personalissima opinione sulla coin. Grazie per il video sulla percentuale delle cripto nel tuo portafoglio, mi ha ispirato, mi fa molto piacere e anch'io ho fatto il mio e mi pento di non averlo fatto prima. Ho realizzato di avere 50% BTC, 25% Ether, 18% IOTA, 4% Litecoin, 2% BNB, 1% QSP, Quant Stamp, mi pare che sia. Mi dai una tua opinione? Grazie, certamente. Allora, innanzitutto ottima scelta quella di andare a graficare il tuo portafoglio e un consiglio che mi sento di darti, soprattutto se appunto non sei uno che gestisce posizioni speculative con velocità eccetera eccetera, è di allocare una percentuale fissa, tra virgolette, del tuo portafoglio nelle varie coin, che vuol dire banalmente decidere io voglio tot in Bitcoin e tot in altcoins, di queste altcoins tot in Ether, in EOS, in eccetera eccetera, così te lo ribilanci banalmente ogni mese e riesci a tenere un equilibrio, ok? Riesci ad avere un portafoglio bilanciato e compensare le perdite di una cosa con i guadagni dell'altra, è una cosa abbastanza utile. Detto questo, il tuo portafoglio, allora 50% BTC, 25% Ether, mi piace, perché comunque l'avere la maggioranza in Bitcoin è affine alla mia strategia. Ether, io sono, sapete bene cosa ne penso e la vedo anch'essa come un'ottima coin con ottime prospettive, naturalmente magari gestendo i suoi movimenti più di breve. 18% IOTA, non lo so, non me la sento di giudicarlo, però per la mia visione c'è una sovraesposizione in altcoins, perché comunque tenere un 50% in altcoins, anche se il 25% Ether, ti espone a una volatilità notevole. Considera quello nella tua pianificazione, ovvero che hai una percentuale di rischio molto alta sulla quell'allocazione cripto. Poi magari di questo è un 5% e tutto il resto è cash e allora sei assolutamente stabile, però altrimenti magari pensaci su, insomma. Posizione long dei 6.500, stop posizionato intorno a 8.800. Sono indeciso se fare take profit ora o aspettare la FOMO halving. Ma guarda, quando si hanno dubbi la cosa migliore è frazionare un po' ora, un po' dopo, così sei contento in entrambi i casi. Oppure aspettare di vedere dove si palesa offerta, quando vedi un bel sell off allora inizi a vendere, dici, così sicuramente c'è più probabilità di aver terminato questo trend.
Quindi, considerando che ho venduto 8.400, dovrei stare tranquillo in USDT, forse metterli in lending su Binance, che dici? Ma guarda, in verità dipende, come dire, cioè se dalla tua operatività, se operi in intraday velocissimo, puoi cercare le posizioni. Se operi in una maniera simile alla mia, te l'ho detto, io me ne sto a guardare, forse non sarei uscito del tutto intorno agli... dov'è che era, avevi detto... 8.400, perché comunque fin tanto che c'è higher highs, higher lows, ha senso fare dei take profit parziali, però vabbè, sul passato non si discute, al momento me ne starei a vedere, ecco. Fra 2-3 anni secondo te Bitcoin arriva a 300.000 euro? Guarda, ti posso dire che mi piacerebbe, ma non lo so, cioè come faccio a saperlo? In tutta sincerità ti dico di no, cioè se mi sembra veramente assurdo pensarlo così in alto, al di là delle speranze dei nostri sogni, in così poco tempo vedergli fare un 30 per, sì, direi che è abbastanza improbabile, ok? Mi sento di dire questo. Ti penso dall'altro ieri Dragon Chain, sì è vero, Dragon Chain ha pompato proprio dopo che io l'ho insultata, è la sindrome di Litecoin, ok? Perché... eccolo qua, guardate cosa ha combinato. Sì, vabbè, ma io rimango della mia opinione, che è una coin senza nessun senso, senza nessuna ragion d'essere. E ovviamente io nello scorso live qualcuno mi ha chiesto di Dragon Chain, io ovviamente ho detto la mia, parere abbastanza negativo. Cosa fa? Pompa. È come Litecoin. Quando ho detto Litecoin fa schifo, odio Litecoin, il giorno dopo pompava. Quindi facciamo una roba. Torniamo su Bitcoin e stiamo più contenti. Tra l'altro, riguardo le altre, una cosa che era successa mi pare dopo l'ultimo halving, adesso non so se c'è il dato, però c'è stato un dump della dominance di Bitcoin, quindi c'era stato una crescita di capitalizzazione delle alt, chi lo sa, qualcuno, però questo si è accodato con un sell off di Bitcoin, non lo so, è sempre uno degli scenari possibili. Al momento le altcoins, come vedete, cioè la dominance di Bitcoin corre. E quando la dominance di Bitcoin corre, guardate le medie mobili come sono impostate, ti passa la voglia di esporti in altcoins, cioè diventa una posizione contro trend, capite? Questo è il discorso. E basta, niente, non volevo perdermi in questo discorso qui. Dunque, secondo te, in un'ottica temporale di crescita massima, altra botta al microfono, di Bitcoin a 100.000, un Ethereum a 10.000, sarebbe una crescita molto più forte in percentuale, secondo te conviene holdarne? Guarda, detto così forse ti conviene fare un passo indietro, e cioè con tutta sincerità un passo indietro e capire meglio quello che vuoi, perché non ha senso, fammelo dire, non ha senso investire in qualcosa nell'ottica di vederlo arrivare ad un prezzo, perché non è detto che ci arrivi, potrebbe non far altro che scendere da domani, e quindi fai un passo indietro, cioè ristabilisci la tua strategia in base a criteri più solidi. Ci sono dei punti chiave da osservare per capire se e quando Bitcoin si prepara per una vera grande bull run? Cosa intendi? Cioè non so, dipende cosa intendi per vera e grande bull run. Io ho bull run, bull market, quando ci sono massimi e minimi crescenti su time frame settimanale, per me è un segno più che sufficiente. Come si fa a votare? Non quella attuale. Ah, dovrebbe essere soltanto punto esclamativo, vote, spazio, il termine, insomma. Qua scusate, ridevo non per prenderti in giro, ma perché sotto qualcuno mi ha scritto vote, drgn, votato Dragon Chain. E ovviamente, figurati se la presa in giro è d'obbligo. Diamo un'occhiata al nostro amato Ether? Ma certo che sì che gli diamo un'occhiata. Allora, andiamolo a vedere il nostro amato Ether. Allora, Ether dollaro, no, Ether Bitcoin. Ether Bitcoin è schiavo anche lui dell'andamento delle altcoins, cioè abbiamo perso, ahimè, il supporto di questo cluster, cioè in realtà non ancora, perché è perso se ci chiude la candela settimanale sotto. C'è da vedere cosa facciamo nei prossimi giorni, però il riferimento attuale di supporto è un po' lui, vedete, cluster che nasce da qui. E al momento non benissimo, perché abbiamo fatto un lower high,
confermato dal fatto che c'è questo dump abbastanza forte, e adesso stiamo andando a capire dove mettere il low. Se facciamo un lower low, chiudiamo sotto a questo supporto e ritorniamo qua dentro, male, molto male, cioè non ci siamo proprio, molto meglio Bitcoin, e potrebbe addirittura essere un'opportunità di short, di copertura, per chi come me holda in maniera imperterrita Ether. Ether lo stiamo trascurando, no, non lo trascuriamo. BAT Bitcoin, come lo vedi? Allora, BAT Bitcoin, ne abbiamo parlato prima, caspita, ha fatto un bel pump. Allora, partiamo anche qua dal settimanale, che ci schiarisce magari un po' le idee. Allora, settimanale bello perché mostra domanda. Ok, abbiamo attaccato i minimi, siamo andati a attaccare i minimi, che è 1706 sat, domanda che l'ha respinto, scusate, subito verso l'alto. Quindi ci sarebbe un completamento di un pattern bullish nel caso in cui andiamo a recuperare questo high, ok, qua sopra, 2004 sat. Quindi se andiamo a fare tac tac, magari addirittura in un'unica candela, sarebbe la fine del mondo, perché avremmo un engulfing bullish dopo un dump assorbito, combo. E quindi ci starebbe, ti dico, il long addirittura sul daily, andando a osservare la price action sul daily, magari alla flessione che punta a ritornare appunto al test di quest'area qui, con target principale 2738, ok? Questo è il primo target di un eventuale long. Per parlare di una posizione più di lungo periodo, invece è presto, perché come vedi il macro è ancora non bellissimo, cioè ci vorrebbe una rottura di questo livello e di quest'altro soprattutto, ok? Vedi bene che la rottura dei 3200 sat, tac, andrebbe a rendere, se confermata, tutto questo un gigantesco costrutto di bottom inversione, perché faremmo un breakout da ciò che poi si rivelerebbe un range, banalmente. Infatti probabilmente questa domanda deriva da chi si è immaginato già questo livello come un range low, quindi un'area accumulativa, è un segnale di accumulazione importante. Questo è BAT. Andiamo un po' avanti, rivedremo Cardano a un dollaro un giorno? Quanto vale adesso? Non lo so. Ad a perp 5 centesimi, non lo so se lo rivedremo a un dollaro, detto in maniera molto sincera, non ci spererei troppo. Secondo te arriviamo a super bitcoin nei prossimi anni, tipo 200.000 euro? La crisi inciderà sul bitcoin? Allora, la crisi inciderà probabilmente sul bitcoin, gli darà visibilità eccetera eccetera, però 200.000 euro, insomma, non esageriamo un po', un passettino alla volta, non viaggiamo troppo con la fantasia. Che ne pensi di Tron? Tron è un'altcoin abbastanza scillata ogni tanto, una platform su cui girano dei giochettini carini, interessanti, ma non troppo concretamente utilizzata, diciamo così. Non lo so, non mi ispira particolarmente, ti dico la verità, dal lato fondamentale. Lato grafico non mi sembra che stia facendo faville nemmeno lì, se non erro. Andiamo a vedere, solitamente fa dei momenti in cui spara a manetta, no, al momento no, anzi ha appena dumpato sotto un supporto abbastanza strong. Se c'è qualcosa su Tron è un setup short al momento, no, non ispira granché, scusate tutti gli scarabocchi, ma il senso è che qua avevamo un supportino che abbiamo appena perso. Non benissimo Tron, ma le altcoin in generale, avete visto la dominance come si comporta, è in uptrend, quindi non ispirano. Cosa ne pensi di IOTA? Stesso discorso di prima, al momento non è un granché, ma come in generale tutte le altcoins. Il mio portfolio in questo momento è 100% shitcoin, spero le mie shitcoin, in tal caso ottimo. Accendo un cerino per Luke che ogni volta deve rispondere alle domande tipo ma Bitcoin a 100.000 cosa ne pensi? Ma guardi, in realtà per ogni volta che rispondo a questa domanda e riesco a convincere chi l'ha fatta di non farsi aspettative del genere, mi reputo veramente soddisfatto. Quindi piuttosto davvero ditemelo, fatelo, fate questa domanda, ma poi ascoltate la risposta, cioè non rimanete nei sogni immaginando io venderò quando varrà un milione o cose del genere, perché bisogna rimanere coi piedi per terra.
In una papabile bull run, come si potrebbero comportare le altcoins a questo giro? Quali le favorite? Bella domanda, questa è interessante. Allora, consiglio di guardare di nuovo come prima cosa la dominance, cioè quando la dominance mostra segni di inversione del trend, cioè ce lo dice in maniera abbastanza chiara la dominance, perché... qua. Ehi, ce la facciamo? Ecco, una cosa che detesto di questo mouse dell'iMac è che ogni tanto mi fa da rotellina involontariamente. Allora, niente, tornando a noi, io i parametri che utilizzo sono tre medie mobili, 9, 30 e 100 giornaliere esponenziali, e il primo segnale che mi rende interessante la possibilità di entrare in altcoins è il cross ribassista della dominance stessa con la EMA 30, quindi questa bordeaux, non so che colore sia, rossiccio, e al momento ne siamo lontanissimi, quindi ce n'è di strada da fare. Le altcoin sono intoccabili in questo momento secondo la dominance. La prima cosa che ci sarebbe da fare è vederla rallentare, che anche lei è parabolica, ha fatto una roba parabolica, quindi correggerà un po', la media ci si avvicinerà. Quando la crosseremo al ribasso potrebbe essere interessante aprire i primi setup long speculativi. Fino ad allora ogni setup speculativo sulle altcoins è contro trend rispetto a Bitcoin, cioè conviene esporsi in Bitcoin, e allora l'unica ottica che rimane è quella accumulativa. Però bisogna fare attenzione, perché c'è il discorso di accumulare le altcoins, ha senso? Sì, no, boh, domanda a cui lascio ai posteri l'ardua sentenza, ai postumi l'ardua sentenza, dopo la sbornia che uno si prende dopo aver comprato le altcoins e avergli visto fare il meno 50%. In ogni caso, scherzi a parte, ce ne sono alcune impostate meglio di altre. Il mio consiglio è di guardare i trend settimanali, non della dominance che è pauroso, ma delle altcoin stesse. Guardate band protocol, higher highs, higher lows. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo dunque Aave, Etland, higher highs, higher lows, con una forte componente di reversal in corso. Poi abbiamo, vabbè, Tezos per adesso, higher highs, higher lows, vediamo come si comporta, ve l'ho detto, con questo low, quindi poteva essere una coin che può essere interessante accumulare. ZRX, che sta a fa? Wow, ZRX, attenzione, ha fatto un colpo di reni disumano, che se va a chiudere qua sopra, bella questa, eh? Cioè, se ZRX va a recuperare la resistenza qua, 40,95 sat, e chiude qua sopra, gravita un po' qua, daily subito, andiamo a fare un check della price action, e ci sta come primo possibile entry. Vi ricordate la regola della shadow? Allora, questo lo volevo fare un po' meno spesso. Se chiudiamo bene, come si deve qua sopra per un po' di tempo, attenzione al retest, ok? Perché questo potrebbe essere un gigantesco reversal, un gigantesco bottom. Stop loss ovviamente all'invalidazione, quindi al riassorbimento della stessa resistenza. Bello ZRX, me lo segno questo, da tenere d'occhio. E dunque, ve ne ho già dette alcune, direi che possono bastare. Chainlink, visto che poi mi aspetto che qualcuno me l'avrà già chiesto di sicuro, anche lei mi pare che sul settimanale higher highs, higher lows, ok? Quindi ecco, sono queste da tenere sott'occhio, quelle che hanno un trend solido in essere e quindi può valer la pena accumulare. Basta, punto, semplice, così. Torno da voi, allora, ma con Conio non si può vendere nel weekend? Non lo so, perché non ti va nel weekend? Cioè, mi sembra strano. Posso chiederti cosa ne pensi di Hex? Su Coin Paprika è in 27esima posizione ed è cresciuto tantissimo. Allora, non conosco Hex, ti dico la mia, l'assoluta verità. Non c'è nemmeno il grafico, andiamolo a cercare qua, dunque 26esima avevi detto, andiamolo a cercare, Hex, 203, oddio, e in effetti ha avuto un pump abbastanza strong sulla rete Ethereum, store of value, ma
Potrebbe essere interessante, vedo qualche keyword, qualche buzzword tipo DeFi, tipo store of value, tipo blockchain, no vabbè. No, a parte gli scherzi può essere interessante, ma dovrei avercela anch'io. Una snapshot del 2 dicembre 2000, il mio compleanno tra l'altro, 2019. Allora qualcosa ce l'ho di Hex. Non lo so, l'approfondisco, ti dico la verità, perché ho letto qualcosa che mi ha incuriosito, boh, potrebbe essere interessante, potrebbe no. Non dico niente, approfondisco e ne saprete di più magari la prossima volta. Oh, sono entrato solo ora, ero ad un altro seminario, vabbè dai, tanto non ti preoccupare perché poi lo carico sul tubo. Avevo domande, sarà per la prossima, falle, sono ancora qua, ancora per poco, perché è troppo lungo altrimenti. Live da un'ora e 24, altro mattone per il tubo. Sì, metto il minutaggio però. Con questa camicia hai vinto tutto, maglioncino is for men, camicia is for alpha male. E che camicia soprattutto, giusto. Niente più trader col maglioncino. Tenevo di essere entrato in una chat od anni 80. Fantastico, io vi amo. Non ho ancora mai investito in criptovalute, ma vorrei iniziare. Come consiglieresti di iniziare? Se potessi investire ipoteticamente 10k, come li investiresti? Allora, innanzitutto informazione, cioè a parte gli scherzi, un po' di studio, capire cosa voglio fare, capire se voglio speculare, investire sul lungo termine, eccetera, eccetera, costruirmi una strategia, quindi investire tempo in quello, cioè capire se voglio fare appunto una... un piano d'accumulo, un lungo termine, allora piano d'accumulo, Bitcoin, mi concentro su Bitcoin, poi magari voglio iniziare anche a speculare, mi inizio a imparare il trading, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno vuole investire su Bitcoin e non conosce nulla né l'A né il B né il C, ma vuole investire a lungo termine su Bitcoin, la base è il piano d'accumulo. Però attenzione, bisogna avere ben in mente quello che si vuole, l'importante è quello. Ultimissima domanda e poi carico il mattone sul tubo, vediamo. Qua ci sono un po' di scambi di battute. Quando riuscirai a fare l'intervista con Miccoli? Ma spero presto. Guarda, il discorso Covid ci ha un po' impedito di portare avanti la cosa con la velocità che volevamo, però è sempre in programma, ovviamente. Dunque... Sta per uscire un libro che dovrebbe essere interessante, Flash Crash, è un po' la storia del trade che fu accusato di aver fatto crashare il mercato del 9% con successivo rebound nel 2010, leggilo. Sembra assolutamente interessante, molto molto interessante, me lo leggerò di sicuro. Grande, qua c'è un altro stampatore seriale di denaro, la Fed è on fire, brrr, se lo sento fin da qua questo brrr. Altri 4,20 euro di liquidità immessi dentro all'economia, vai, pompiamo tutto, tutti per pompare Bitcoin. Ragazzi, io vi... ultima domanda, se l'economia si dovesse riprendere anche per l'ottimismo di un possibile vaccino, parte della nuova liquidità sparata si potrebbe riversare nelle cripto oppure sarebbe ininfluente? Guarda, una curiosità è che lo stimolo che ha dato Trump, lo stimolo americano, quel famoso stimulus check erogato a tutti i cittadini americani, molti l'hanno utilizzato per acquistare Bitcoin. C'era una statistica di Coinbase che ha visto un notevole aumento di acquisti esattamente di quella cifra di Bitcoin. Che dire, io mi aspetto che se arriva nuova liquidità, per forza di cose, parte si riverserà nelle cripto, però da lì a dire che sarà fondamentale nei confronti di una crescita mi sembra forse troppo. Ragazzi, di nuovo vi ringrazio veramente di cuore per avermi seguito e per avermi sopportato fino adesso, vedo che rimanete live fino in fondo, è una cosa che mi dà una gioia che non vi immaginate neanche, vedervi interessati a quello che ho da dire. Io cerco sempre di fare del mio meglio per divulgare informazione, per razionalizzare con voi questo mercato che altrimenti viene preso come una lotteria, e il mercato non è lotteria. Se uno sta sul mercato, fa trading pensando di giocare alla lotteria, dura poco, finché gli va di culo, lasciatemelo dire, allora va avanti e si crede un mega trader, quando in realtà poi inizia a volgere a suo sfavore la situazione, perché la fortuna non dura per sempre,
prendi una mazzata sui denti che te la ricordi. Bisogna imparare da quello, razionalizzare, no emotività, no bullish a prescindere perché c'è l'halving per le notizie eccetera eccetera, ma occhi sui grafici, occhi sulla propria strategia, avere un piano estremamente concreto e via, insomma, così si può aver successo sul lungo termine. Osservare il tutto dall'alto. Immaginiamoci che un singolo trade è una briciola, un mini mattoncino di una costruzione che stiamo facendo. Con questa perla vi lascio, mi raccomando un pollice su per chi mi guarda sul tubo per questa fantastica camicia che se lo merita, e per chi si è perso un pezzo di live lo troverete appunto tra poco, tra un'oretta penso, tempo di caricarlo sul tubo. Ragazzi, di nuovo un buon weekend, ci vediamo di nuovo live martedì e lunedì invece con un video magari sulle EduCard, visto che è saltato fuori l'argomento, e andiamo ad approfondire un po' i 20 secondi iniziali, sì, quelli ve li vedete sul tubo, valgono tutto il video. Di nuovo buon weekend, alla prossima, un saluto to the moon, ciao a tutti.